fase la soluzione dei problemi che abbiamo una volta che abbiamo capito le cause che hanno generato quegli effetti. Se domino le cause, programmo gli effetti. Se no, come faccio? A tutt'oggi noi siamo come un folle che si compra l'automobile, chiamiamolo corpo, e si mette in strada, chiamiamola vita, non ha mai fatto la patente, non sa guidare e non conosce il codice della strada. Quindi il nostro viaggio è un incidente continuo. Infatti il nostro viaggio è un incidente continuo perché non conosciamo le leggi della vita. Le leggi se ne infischiano dei credo, delle opinioni, delle presunzioni, delle arroganti. Le leggi sono attive sempre e procurano, ci piaccia o meno, nella nostra vita la nascita e la morte, la felicità o l'infelicità. E Cristo lo spiega ancora quando lui parla agli eletti, cioè quelli che lui sceglierà e a cui darà il regno. Gli eletti gli chiedono: ma perché ci hai dato il regno a noi? E se andate a leggere la scrittura, non dice perché vi siete confessati ogni giorno, avete fatto la comunione, siete andati a messa, avete fatto i pellegrinaggi, baciato l'anello del vescovo, non c'è niente di tutto questo. Cristo dice: perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi avete dato da bere, fui pellegrino e mi albergaste, ignudo e mi rivestiste, infermo e mi visitaste, carcerato e veniste a trovarmi. Ma quelli gli rispondono: ma te chi t'ha mai visto? Io mica ti ho mai visto quando ero incarnato, Signore, non ti ho mai incontrato. Ma Gesù risponde: quando ciò faceste a uno dei minimi di questi miei fratelli, che siamo noi, è come se l'aveste fatto a me. Causa, effetto. La nostra felicità nell'aldilà è causa ed effetto. Quindi il Vangelo non è un testo religioso, parla anche della vita di Gesù, ma spiega la legge che governa l'esistenza degli esseri umani. Iniziamo, quindi abbiamo capito che i credo religiosi non hanno nessun senso. Andiamo a vedere i fatti del mondo. Negli ultimi 3-4 anni siamo stati, questa è una notizia del 9 marzo 2016, siamo stati sotto minaccia di guerra atomica con la Corea del Nord. Vedete notizia, Kim Jong-un afferma: abbiamo ordigni nucleari, mini autorizzati per missili balistici, continuano le minacce di Pyongyang, eccetera eccetera. 9 marzo 2016, facciamo un salto all'anno successivo, la minaccia della Corea del Nord alle Nazioni Unite, una guerra nucleare è possibile in ogni momento. E dice Kim Jong-un agli USA: se osano invadere anche un centimetro del nostro territorio, non scamperanno alle nostre severa punizione. La risposta americana: prepariamoci al peggio. 30 novembre 2017, Nord Corea USA, l'incubo atomico 60 anni dopo, dalla crisi di Suez alle minacce di guerra tra Donald Trump e Kim Jong-un. 2018. Corea, lo storico incontro Kim Jong-un, la guerra è finita. Ma non c'è stata. Sì, c'è stata la guerra, diciamo, la tensione tra le due Coree, ma la guerra guerreggiata tra le due Coree è finita da un pezzo. E inizia sta giravolta, dopo tutte queste notizie terribili, il mondo sull'orlo di una catastrofe nucleare. Questo giovanotto, che non è molto, diciamo, simpatico, incomincia a girare. Quindi si incontra col presidente della Corea del Sud, notizia del 27 aprile di quest'anno, poi va in Cina e si incontra con Xi Jinping, tutti belli felici a prendere il tè. La Corea del Nord non ha bisogno di armi nucleari. E poi ancora, l'incontro fra Trump e Kim Jong-un si terrà a Singapore il 12 giugno, lo ha annunciato il presidente americano su Twitter. La città-stato del sud-est asiatico è stata preferita per la sua neutralità, notizia del 10 maggio. E allora? Tutta sta minaccia, ma che è servita? E ve lo spiego, è servita una cosa sola, è stato un teatrino
che il burattino Klim, in mano al signor Donald, che rappresenta gli Stati Uniti d'America, ha permesso che gli Stati Uniti portassero le loro flotte armate vicino alla Cina. Questa è la Corea, questa è la Cina. Quindi hanno messo su questo teatrino, i cinesi lo sanno, ma non si poteva scatenare una guerra nel momento che c'era una crisi con la Corea del Nord, crisi atomica. Quindi gli americani, che sono molto astuti, ma poi capirete perché vi spiegherò da dove viene, qual è il precedente di questa storia, hanno messo su sto teatrino e quando hanno portato le loro portaerei nei pressi dei mari della Cina, gli hanno detto al signor burattino Kim, ok, abbiamo raggiunto lo scopo, vatti a fare due giri, fai pace con tutti, e ovviamente gli avranno garantito salvacondotti e ricchezze con lucrosi conti in banche svizzere cifrati. Vi invito, amici, a leggere questo libro, Agente Casper, Super Notes, è scritto da Luigi Carletti, ma racconta la storia di questo qui che sta nella penombra, che è Casper, che è un ex agente segreto italiano dei ROS. Sapete cosa ha scoperto Casper? Ha scoperto, perché lui lavorava assieme alla CIA, che poi lo ha tradito e lo volevano ammazzare, per quello che aveva scoperto. E cosa ha scoperto il signor Casper, che non si chiama così ovviamente, che l'America ha in Corea del Nord stamperie occulte di biglietti da $100 fuori registro. Il signor Casper, che si era finto intermediario per l'acquisto di aerei civili con i coreani del nord, si è insospettito quando gli hanno detto pagheremo in cash, in contanti, ma nessuno ha i contanti per comprarsi un Boeing. E i coreani dicono non ti preoccupare, noi ce li abbiamo, perché anche essendo la Corea del Nord sotto sanzioni ufficialmente non poteva acquistare questi aerei, considerate che la Corea ha ancora i vecchi Tupolev sovietici, quindi il ferraccio vecchio, cioè noi paghiamo cash, tu fai da prestanome, perché lui, diciamo come copertura, faceva il pilota d'Italia per quanto fosse un agente segreto. Quindi spacciandosi per uno del settore, si pone come intermediario. E lui dice, non vi credo che voi avete il cash per pagare una flotta di aerei nuovi di zecca. Non c'è problema, vieni con noi. Lo portano nei sotterranei di un posto, che leggerete nel libro, e lui vede magazzini stivati di bancari pieni di biglietti nuovi di zecca veri da $100, perché i cliché per stampare le monete sono originali della Fed, ma sono occulti, fuori controllo. Quindi queste stamperie mettono nel mondo delle masse enormi di denaro fuori registro, non si sa quanto c'è. Quando Casper ha scoperto questo, la CIA ha cercato di eliminarlo. Quindi leggete il libro, molto interessante. Andiamo a vedere invece lo scenario, quello vero, quello importante, che sono due. Però ripartiamo sempre dalle profezie. Allora, se Dio esiste, e Dio dice, vi conoscevo fino dalla fondazione del mondo, l'ha detto Cristo agli eredi, preparato per voi sino dalla fondazione del mondo. Che significa? Che Dio, una volta che ha creato il mondo e l'umanità, aveva un progetto. Chi ha un progetto sa già come andrà a finire, ne definisce termini, condizioni e leggi. Quindi la profezia non è un fatto religioso, è il creatore che per misericordia annuncia alla creatura il progetto, gli spiega quali sono i termini e le condizioni affinché ci sia la buona riuscita della nostra vita nel progetto suo, che è di ordine superiore, affinché possiamo essere felici. Quindi la profezia non è un credo religioso, la profezia è l'anticipazione attraverso strumenti che Dio sceglie
Gesù Cristo, i profeti, i veggenti, per annunciare alle creature che cosa sta accadendo, che cosa accadrà in relazione alla legge di causa ed effetto. Se voi non rivedrete la vostra vita, cioè non vi ravvedete, perirete. Quindi il ravvedimento non è cambiare religione, è passare da uno stile di vita che produce, secondo la legge di causa ed effetto, dei danni, a uno stile di vita che produce felicità all'interno del progetto di Dio, di cui Dio ne ha stabilito leggi, termini e condizioni, ed è onnipotente, quindi non gli si può andare contro a Dio. Quindi andiamo ad esempio a prendere una profezia del Vecchio Testamento che riguarda lo scenario attuale internazionale. Isaia 17, oracolo su Damasco. Ecco, Damasco sarà eliminata dal numero delle città, diverrà un muro di rovine, le sue borgate saranno abbandonate per sempre, saranno pascolo dei greggi che vi riposeranno senza esserne scacciati. A Efraim sarà tolta la cittadella, a Damasco la sovranità, al resto degli aramei toccherà la stessa sorte della gloria degli israeliti. Oracolo del Signore degli eserciti, una profezia di oltre 2000 anni fa è diventata realtà, perché ciò che il creatore ha detto alla creatura, la creatura non l'ha praticato, se ne è fregata. E quindi, siccome il creatore aveva stabilito termini, condizioni e leggi, a Damasco è accaduto quello che era scritto da migliaia di anni. Gli aramei, piccola nota specificazione, erano dei nomadi ai confini orientali della Siria e della Palestina, poi penetrarono sempre più profondamente in tutta la Siria e la Palestina a ovest, e in Assiria e Babilonia a est, Babilonia e Iraq. Vi diffusero la loro lingua, che noi conosciamo perché Cristo parlava l'aramaico, e la loro civiltà. In Siria gli aramei fondarono alcuni piccoli stati, tra i quali acquistò importanza soltanto quello di Damasco. Andiamo al Nuovo Testamento, Apocalisse di Giovanni. Il sesto angelo versò la sua coppa sopra il gran fiume Eufrate, e le sue acque furono prosciugate per preparare il passaggio ai re dell'Oriente. Oriente, Russia. Oriente, Cina. Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta, che sono tutti enti, diciamo, politici, vidi uscire tre poteri, diciamo, vidi uscire tre spiriti immondi, simili a rane. Sono infatti spiriti di demoni che operano prodigi e vanno ad adorare tutti i re di tutta la terra per la guerra del gran giorno di Dio Onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro, qui è Cristo che parla. Beato chi è vigilante e conserva le sue vesti per non andare nudo e lasciar vedere le sue vergogne. E radunarono il re del luogo, che in ebraico si chiama Armageddon. Andiamo a vedere le cartine. Questa è l'Eufrate, bagna l'Iran, bagna la Siria, bagna la Turchia. Quindi sta parlando di uno scenario dove i potenti del mondo si raduneranno per la grande battaglia del giorno del giudizio. E questi luoghi, se espandiamo la cartina, vedete, qui ci sono i due fiumi, questo e questo, il Tigri e l'Eufrate, l'Iran, la Giordania, la Siria, Damasco, Libano, Israele, Striscia di Gaza. Quindi la grande battaglia di Armageddon avviene qui, questo è lo scenario. E Armageddon è Megiddo, che si trova in Israele. Quindi il cuore della profezia è il Medio Oriente. Andiamo a vedere le vere origini di questo terribile caos, che non è altro che lo sviluppo profetico che sta andando secondo la profezia, perché l'uomo
è ribelle a Dio e non vuole praticare le leggi che Dio ha dato, che sono non uccidere, non dire falsa testimonianza, non commettere adulterio, ama, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso, non uccidere, sono leggi, causa, effetto. Chi di spada ferisce, di spada perirà, causa, effetto. A ognuno sarà dato in ragione delle sue azioni, non dei suoi credo. Nel 2000, questo gruppo di signori che hanno costituito il Project for the New American Century, che è il PNAC, che vuol dire il progetto per il nuovo secolo americano, è un think tank o un serbatoio di pensiero con sede a Washington, che nasce nel 97. E ci sono personaggi famosi: Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeb Bush, il fratello di George Bush, Richard Perle, Richard Armitage. Questo gruppo sono i neocon. Ne avete mai sentito parlare dei neocon? I neocon americani sono le menti programmatrici della devastazione degli ultimi anni, a partire dal 2000. Infatti, praticamente tutti andranno a far parte del governo di Bush, che succederà a Bill Clinton il 20 gennaio del 2001. Quindi, quando questo gruppo si riunisce, prepara l'escalation politica, c'è ancora Bill Clinton e poi andranno a governare la nazione più potente e armata del mondo. E questi signori, a settembre del 2000, pubblicano questo studio. Vedete, settembre 2000, ricostruire la difesa dell'America, strategie, forze, risorse per il nuovo secolo americano. Il nuovo secolo americano significa stabilire la natura programmatica, progettuale, affinché gli Stati Uniti d'America mantengano il potere e il dominio sul mondo, monetario, culturale e soprattutto militare, perché il militare garantisce gli altri due. E l'anno successivo accade questo. 11 settembre 2001 inizia la lotta al terrorismo in Medio Oriente, che Bush chiamò la guerra infinita. Nessuno ha mai detto che ci sarà la guerra infinita, che significa? Ed è un concetto che scaturisce in quel documento del PNAC, scaturisce qui. E cosa dice questo documento? Intanto, dopo il 2001, si invade l'Afghanistan, si invade l'Iraq, si distrugge la Libia e attraverso l'ISIS si invade la Siria. Allora, in questo documento, questi signori, Wolfowitz, Cheney, eccetera, Rumsfeld, dicono che entro il 2017, ovviamente dai loro studi sulla condizione del mondo, la Cina sarà in grado di contrastare politicamente, economicamente e militarmente la potenza americana a livello mondiale. Ovviamente, affermare che la Cina deve essere fermata entro il 2017, prima che possa diventare una minaccia seria all'egemonia americana, significa guerra. Non è che fermi la Cina, dice: oh, noi vogliamo dominare, quindi tu basta, non puoi continuare a diventare potente perché noi siamo meglio di te. Ora, economicamente la Cina è già la prima potenza mondiale, l'America è in una crisi economica spaventosa, ma quando questi signori che abbiamo visto prima stilano questo documento, la Russia non valeva niente, era in una crisi spaventosa ed era stata invasa attraverso quel fantoccio che era Yeltsin, era considerata da questi signori nelle mani americane, perché tutti gli oligarchi russi erano in mano agli americani. Quindi nei calcoli che dicevano che nel 2017 la Cina doveva già essere fermata, non c'era la Russia. La Russia scombina tutti questi programmi e questi progetti, costringendo gli Stati Uniti d'America a modificare il progetto e aprire
il fronte russo, ma quello cinese l'hanno portato avanti. Da qui scaturisce la crisi della Corea e hanno portato le loro cordeli di fronte alla Cina, perché la Cina, dopo la Russia, è l'altro obiettivo, quello principale. Ma la Russia è risorta e si è messa in mezzo. Ora, siccome appunto io sono un documentarista e devo documentare, andiamo ad ascoltare il signor Wesley Clark, perché ovviamente a lui è stato raccontato che lui era il cattivone, che c'era Al-Qaeda, questo terrorismo per cui adesso tutti noi dobbiamo buttare le bottigliette d'acqua, non ci possiamo portare più di 100 ml di crema, perché se no c'è il cattivone terrorista che fa saltare l'aereo, il coltellino svizzero è un'arma di distruzione di massa, l'abbiamo sempre saputo. Salvo che, ad esempio, Bin Laden non è mai stato nella lista dei ricercati dell'FBI, perché non c'era nessuna prova che lui avesse a che fare con l'11 settembre. Non c'era nessuna prova, non c'è mai stato. Hanno fatto una grande scenografia, così come l'hanno fatta con Kim, Hollywood. Il generale Clark non è l'ultimo chiodo della carrozza, lui è stato il comandante supremo alleato della NATO dal 97 al 2000. Ha comandato le forze alleate durante la guerra del Kosovo, quindi è un uomo di altissimo livello nell'istituzione americana. È andato in pensione nel 2007, viene intervistato dal programma Democracy Now, che è un gruppo indipendente che cerca di togliere le pulci alle menzogne del governo americano. Sentite un po' cosa dice Wesley Clark. Dammi audio al computer. About 10 days after 9/11, I went to the Pentagon. I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs to some of the people on the Joint Staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you gotta come in. You gotta come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. Era il 20 settembre. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, the problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" He said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk and picked up a piece of paper. He said, I just got this down from upstairs from the Secretary of Defense office today. And he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." Era deciso tutto. L'hanno deciso al tavolino e hanno creato le scenografie per farci bere a noi, poveri, stupidi, noi che non sappiamo manco da dove viene il nostro debito, che c'era il terrorismo. L'hanno fatto loro. L'hanno fatto loro, amici. E l'avevano deciso, avete letto la lista che dice Clark? Siria, Libano, Iran, Afghanistan, Iran. L'ISIS ci ha terrorizzato, abbiamo visto questi video, il al-Baghdadi con un bel Rolex al braccio, vedete? Le loro Toyota con le mitragliatrici, ne avevano decine. E ce li hanno fatti passare come la peggior minaccia per il Medio Oriente e per i paesi occidentali. La loro marcia sembrava inarrestabile, nonostante la coalizione occidentale fosse lì, la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, ma sta ISIS, le nazioni occidentali più potenti, non riuscivano a fermarla. Poi a un certo punto iniziano i problemi. Però intanto andiamo a vedere delle fotine interessanti.
interessanti che sui media italiani non sono state fatte vedere tanto. Questa notizia è stata passata anche dalla CNN, vedete? E vediamo al-Baghdadi, il cattivone di turno, questo qui è lo stesso, in magliettina, coi capelli corti, barbetta corta, che chiacchiera amabilmente con il senatore americano John McCain. Questa riunione è avvenuta al nord della Siria nel 2013. La foto è stata pubblicata anche con la CNN, ma non c'era solo al-Baghdadi. Guardate chi c'era. Questi due sono altri due dell'ISIS. Questo signore è Saleh Idris, che è il capo del cosiddetto esercito siriano libero. E il 2, questo di spalle, è Mowaz Mustafa della Task Force per l'emergenza siriana. 3 e 4, militanti dell'ISIS. Saleh Idris, Mowaz Mustafa, McCain, al-Baghdadi e altri due dell'ISIS. Ma non erano i nemici? Va bene, il mafioso dice, gli amici tenetevi vicini e i nemici ancora più vicini. Ma forse McCain è un mafioso di altro tipo. Altra fotina, di nuovo foto di gruppo. C'è sempre al-Baghdadi, capelli corti e barba corta. Di nuovo abbiamo Saleh Idris. Poi abbiamo questo signore qui, che si chiama Muhammad Noor Onnoor, secondo le fonti, che era il portavoce del gruppo terroristico chiamato Al-Nusra. E questo signore è Abu Mosa di Al-Qaeda, che poi diventa portavoce dell'ISIS. Ma che ci hanno raccontato? Poi, in un'altra foto ancora, questo sono morti nel frattempo, questo compare, quindi vediamo gli stessi di prima, e questo è Mowaz Mustafa. Allora, queste foto sono in Siria nel 2013, poi Mustafa viene fotografato in Turchia nel 2014 assieme a un altro americano, un repubblicano, Adam Kinzinger, e un altro politico americano, Evan McMullen, ex della CIA. E questa è la foto. Questo è Kinzinger, e questo è McMullen, e questo è Mowaz Mustafa. E sono in Turchia nel 2014. Per i più scettici ve li faccio vedere in versione ufficiale. McMullen e Kinzinger è un terrorista. Poi cominciano a uscire le notizie, ad esempio Edward Snowden, vedetevi il film di Oliver Stone, Snowden, che era uno che lavorava alla CIA, che si è talmente schifato che ha detto la verità, che la CIA controlla tutto, sono in grado di accendere da remoto dagli Stati Uniti i nostri computer, i nostri cellulari, attivare microfoni, telecamere, spiarci senza che ce ne accorgiamo in casa nostra. Vedetevi il film, Edward Snowden, Oliver Stone, e dice, adesso è dovuto andare via perché i servizi segreti americani lo volevano uccidere, ovviamente si trova in Russia Snowden, e dice, leader dell'ISIS al-Baghdadi è stato allenato, istruito dal Mossad, e lo rivelano documenti della NSA. Snowden ha detto che i servizi segreti di 3 paesi hanno creato un'organizzazione terroristica che è in grado di attrarre tutti gli estremisti del mondo in un unico luogo utilizzando una strategia chiamata Nido di Vespe. Ma non lo dice solo Snowden. Viene catturato Yusuf al-Sarafi, che poi è stato ucciso, altro terrorista, viene fatto prigioniero e interrogato questo comandante pakistano dell'ISIS, dice e conferma, gli Stati Uniti ci finanziano, la rivelazione del guerriero dell'ISIS, notizia del 2015. E poi arriva un altro alto papavero americano, che addirittura è il generale Michael Flynn, che per un certo tempo è stato con Trump, poi lo ha buttato fuori, ex capo del reparto di intelligence della difesa, cioè il capo dei servizi segreti della difesa americana,
che viene intervistato ad Al Jazeera, che manda la troupe negli Stati Uniti, e praticamente nel programma head to head, testa contro testa o testa a testa, Flynn afferma che arrivò nelle sue mani una informativa del suo ministero, cioè della sua organizzazione, in cui si annunciava il sostegno dell'Occidente alla creazione dello Stato Islamico. In Siria, già nel 2012. E come se ancora non bastasse, Flynn insiste dicendo che il patrocinio agli jihadisti radicali da parte del governo americano nella lotta contro il regime siriano fu il frutto di una decisione volontaria del governo. Cioè l'ISIS l'hanno creata gli americani, il Qatar, l'Arabia Saudita, l'Inghilterra, la Francia, e ci siamo messi dentro anche noi come il servo stupido all'interno di questo orribile gioco che è costato la vita a più di 400.000 persone. L'ex capo dell'agenzia di spionaggio americana afferma esplicitamente, senza sotterfugi, che gli Stati Uniti hanno fatto tutto il possibile per far sorgere l'ISIS e che questo fu il risultato di una presa di decisione esplicita e consapevole dell'amministrazione americana. Ai nostri TG, Sky, TG24, Canale 5, non ce ne dicono queste cose. Adesso siamo arrivati all'Iran. L'Iran nella profezia è l'Ira, l'Ira di Dio, la battaglia di Armageddon tra i Tigri e l'Eufrate, vicino all'Egitto, Israele, giusto giusto, dove c'è stato Gesù Cristo. Il Papa l'ha detto, 18 agosto 2014, la terza guerra mondiale è già iniziata, ma per adesso si combatte a pezzetti. Si combatte a pezzetti, ma prima o poi si combatterà intera, perché c'è l'escalation e la vediamo. Quindi quel piano di abbattere la Siria è partito nel 2000 con quel documento del PNAC. Ce l'ha rivelato un grandissimo, o un generale di altissimo livello, Wesley Clark. Poi l'altro generale di altissimo livello, Flynn, ci dice che lo Stato Islamico è lo strumento creato per abbattere i paesi del Medio Oriente, perché quei gruppi di emergenza siriana e tutta gente che con la Siria non c'aveva niente a che fare, erano mercenari pagati profumatamente, ci sono anche gli italiani, ci sono sia in Medio Oriente, ci sono sia nell'est europeo. Ma quel progettino che avevano quei signori lì di distruggere 7 nazioni è andato a pallino perché nel 2015 entra in gioco la Russia, perché la Russia capisce che una volta che Israele e gli Stati Uniti d'America e le maggiori potenze europee avranno messo mano su tutte le fonti energetiche medio orientali, creando quel caos spaventoso che c'è adesso in Iraq, in Afghanistan, in Libia e in Siria, il prossimo bersaglio sarebbe stato la Russia. Quindi dice meglio che interveniamo lontano da casa nostra. E quindi Putin, questo è uno dei primi articoli, con foto satellitare, vedete, degli aerei che la Russia appena aveva mandato. Era, questa è una notizia di un sito di notizie militari, ancora la notizia era vaga nei media massivi. Siria, mosaico completato, in Russia hanno schierato 28 aerei, 15 elicotteri d'attacco e 500 soldati. Ma c'è l'escalation. Saltiamo tante cose, Putin spero non siano necessarie armi nucleari contro l'ISIS. La Turchia ribatte, la Russia fa pulizia etnica in Siria. Poi Erdogan, quando scopre che quel colpo di Stato dietro c'era la marina americana, si va di nuovo, torna a Mosca a parlare con Putin, perché siccome è inaffidabile Erdogan, che Erdogan c'ha in testa di rimettere in piedi l'impero ottomano e quindi tutto il caos creato dagli occidentali, Erdogan ne vuole approfittare. Sapete come si dice, tra i due litiganti il terzo cuore. Ma assieme alla Russia si schiera l'Iran e gli Hezbollah libanesi.
l'Iran, grosso problema, Israele odia l'Iran, perché l'Iran è l'unica potenza realmente pericolosa per l'egemonia israeliana nel Medio Oriente. Ecco quindi che il bersaglio della Siria diventa ancora più importante, perché avendo gli iraniani, così come i russi e così come Hezbollah, messo delle basi con l'autorizzazione del governo legittimo di Bashar al-Assad, ecco che Israele incomincia a bombardare la Siria, soprattutto ovviamente colpendo gli obiettivi di Hezbollah e gli obiettivi iraniani. Hanno da poco Israele ha attaccato con i suoi aerei proprio una base militare iraniana che il nome in codice è la T4. Ovviamente con la potenza di fuoco di una delle più grandi potenze militari del mondo, che è la Russia, quei quattro cialtroni di mercenari avevano i giorni contati. Quindi dal 2015 che la Russia entra in gioco, poco più di 2 anni l'hanno fatta a pezzi. Tra l'altro l'ISIS vendeva il petrolio mediorientale, lo vendeva alla Turchia. Erdogan abbatté quell'aereo russo perché era arrabbiato, perché i jet russi, i caccia russi bombardavano le colonne di autobotti che portavano il petrolio dell'ISIS in Turchia, e sapete chi aveva in mano il commercio? Il figlio di Erdogan. L'ISIS quindi, notizia del giugno dell'anno scorso, è un passo dalla sconfitta, ma qui Canetta, molto intelligente come analista, dice: ma i guai veri incominciano adesso. Se l'ISIS viene sconfitta, iniziano i guai grossi, perché una volta caduto la foglia di fico, il re rimane nudo. Caduta la foglia di fico, in quel momento sarà Russia contro America, curdi contro tutti, Assad contro ribelli, sunniti contro sciiti. Bel problema. La grande battaglia di Armageddon sta maturando. Poi arriva l'annuncio tanto atteso a dicembre, quindi questa è la notizia del giugno. A dicembre Putin dà la notizia ufficiale: l'ISIS è definitivamente sconfitto. Tutte le enclave dello Stato Islamico erano state riconquistate dall'esercito regolare siriano con l'aiuto dei russi, di Hezbollah e degli iraniani. E contestualmente alle fasi finali della guerra, ad Astana, in Kazakistan, si organizzano i summit per il nuovo riordino politico territoriale della Siria. E chi è che si riunisce? La Turchia, la Russia e la Siria. Fuori dai piedi gli europei, fuori dai piedi gli americani, fuori dai piedi Israele. Bel problema. Astana, capitale del Kazakistan, i giornali italiani non ne hanno parlato molto, ma nell'indifferenza generale la scorsa settimana, il 3-4 maggio, si è svolto il quarto, sono iniziati a gennaio, incontro nel quadro dei colloqui di pace promossi da Russia, Turchia e Iran, esclusi USA, Europa, Israele. Come, dice Israele, l'Iran riordina la Siria significa che metteranno basi permanenti a ridosso delle nostre frontiere. Inaccettabile. Quindi, che pensano questi signori? Dobbiamo creare un altro fantoccio. Ci hanno rovinato il fantoccio Al-Qaeda, ci hanno rovinato il fantoccio ISIS, e poi dobbiamo creare un altro fantoccio. Però prima di passare alla sezione successiva, un altro consiglio da darvi: vi dovete vedere questo vecchio film che si intitola Sesso e potere, che è un titolo bruttissimo perché non c'entra nulla, il sesso c'entra ma non c'entra, che spiega perfettamente tutto quello che è accaduto dal 2000 a oggi grazie ai neocon. Film del 98 con Dustin Hoffman e Robert De Niro. Quindi gli sconfitti devono scombinare nuovamente le carte, e quindi
tutta questa ordalia di fake news con cui ci hanno riempito la testa di noi europei, facendoci credere che l'asino volava, tutte false. La famosa battaglia alle fake news è la battaglia alle loro fake news, perché quelle che vi ho detto io non sono fake news, sono testimonianze di altissimo livello di personale americano, della CIA, della DIA, dei servizi segreti. Ecco, quindi serve il nuovo mostro, che già lo era, Assad. Attacco chimico a Douma, almeno 70 morti. Chi li abbia contatti non si sa. Le fonti sono l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, OSDH, i caschi bianchi soccorritori delle aree ribelli, denunciando l'uso di gas tossico. Ma i media della Siria hanno legato a me responsabilità del regime. Quello è un presidente eletto. Il regime è nostro. Abbiamo avuto 4 primi ministri, Monti, Letta, Renzi e Gentiloni, non li abbiamo eletti noi, questo è un vero regime, Assad è una democrazia. Regime è una parola per metterci nella testa cose non vere, non è un regime quello siriano. Tra l'altro Assad ha lasciato, chi ha studiato in Europa, è un laureato, era tra i capi del Medio Oriente più civili e occidentali che ci fossero. Da dove vengono queste pseudo-informazioni, in questo caso è Repubblica, vedete tutto virgolettato, farsa virgolettato, che è attentato subito attribuito da tutti i media ad Assad. Nell'articolo si cita, come abbiamo visto, l'OSHD, Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, ma come quell'altro gruppo, quello per l'emergenza siriana, tutti i terroristi, tutte fake news, tutti i fattocci, teste di legno create per gettare fumo negli occhi alla società civile. Si parla di questi famigerati caschi bianchi. Le fonti di informazione sono due persone. Questa signora, che è una ultrasionista, che si chiama Rita Katz, si chiama proprio così. E poi il sedicente Osservatorio Siriano per i Diritti Umani è questo qui, che vive a Coventry, vicino a Londra. E uno non è in Siria, vedete, parla al telefono, segue internet. E poi i filmati dei caschi bianchi sono diffusi dall'ufficio dei media per le forze rivoluzionarie della Siria. Solo che vengono le loro fake news. Questo è un altro strumento in mano agli americani, agli inglesi, agli occidentali. Gli eventi bianchi sono attori. È venuto fuori sto video, guardate un po' la scenetta, per questo vi ho detto, vedete, di sesso e potere. Hanno le mani sulle pietre, pronti, tra poco si gira, il tizio è truccato, vedete, c'è il mascherone bianco sul volto, che ovviamente in un video in movimento non si vedrà mai, vedete, è truccato, tutti fermi. Chuck, azione, arriva il sonoro, la povera vittima viene sollevata. Eccezionale, sono bravi. In realtà non so se siano più bravi loro o più cretini di noi. I video degli elementi bianchi, i ragazzini gassificati, tutti così, tutti video falsi, fatti, come il cinema, falsi. Eppure gli americani, l'attacco chimico in Siria e gli Assad, abbiamo le prove. Non le hanno mai fatte vedere, non c'è stata nessuna prova. Le prove le ha prodotte la Russia al Tribunale Internazionale dell'AIA. Hanno preso quelle persone che si erano viste nei video del presunto attacco coi gas e le hanno portate all'AIA, perché questa gente ha raccontato che erano tranquillamente in ospedale, arrivano gli eventi bianchi, incominciano a spruzzargli roba sulla faccia, a tirargli acqua in viso.
viso, ovviamente la gente si spaventa e dietro c'era un cameraman che riprendeva tutto. Una grande farsa. Ci è stato detto dal TG24, dalla Goracci, che fa i servizi della Siria da Istanbul, bellissima città, ci sono stato. Grandi locali, pizzerie, ristoranti. La Goracci sta a Istanbul. E si arriva all'Iran perché il vero bersaglio. Qualche giorno fa Gorbaciov chiama Giulietto Chiesa al telefono. Gorbaciov aveva duramente criticato l'ultimo bombardamento sulla Siria deciso da Trump, che ha definito Gorbaciov una esercitazione militare in preparazione di qualcosa di molto più serio e preoccupante, e gli dice a Chiesa: adesso arrivano notizie secondo cui un contingente francese sarebbe entrato in territorio siriano, armi e bagagli, quindi adesso entrano ufficialmente i militari. E Chiesa gli dice: ma non solo i francesi, sono entrati anche i tedeschi. E quindi abbiamo in Siria americani, inglesi, francesi, tedeschi e israeliani. E dice Gorbaciov: è evidente che la sconfitta dello Stato islamico ad opera dei russi e la situazione che si è creata sul terreno, quindi con i trattati di Astana, non piace a Washington, non piace a Parigi, non piace a Londra. Quindi adesso entrano le truppe regolari. Quanto mancherà prima che inizieranno a scontrarsi americani e russi, francesi e iraniani, israeliani e iraniani? È già cominciato. Ovviamente dovevano produrre un'altra fake news, e quindi Netanyahu organizza questo incontro. Ecco, l'Iran tradisce gli accordi sul nucleare, ma l'IAEA, l'Agenzia Internazionale per l'Atomica, smentisce, dice: i documenti mostrati da Netanyahu, che ha fatto vedere una teca con 50 CD, che lui cerca, ci sono tutti i documenti, un successo dei nostri servizi segreti, li avevano scaricati su internet. Erano pubblici dal 2015. Lo dice la IAEA, perché la IAEA dice: i controlli che noi stiamo facendo sull'Iran, che rispetti i trattati di non proliferazione nucleare e militare, sono i più rigidi al mondo. Ce ne accorgeremo. E Mosca dice subito: fateci vedere le prove, fornitela alla IAEA, che le prove che l'Iran abbia mentito. Non ci sono le prove. Infatti, pochi giorni fa, il 9 maggio, il capo dell'Agenzia Internazionale UNASA, della IAEA, che è Yukiya Amano, ha ribadito oggi che l'Iran rispetta pienamente i suoi impegni relativi all'accordo sul suo programma nucleare del 2015. Questo è l'indirizzo da cui vi potete scaricare i documenti che Netanyahu pomposamente ha mostrato, bugiardo, come se fosse un successo del Mossad. Tutto falso. Ma a lui non importa questo, a lui importa che abbia l'approvazione della grande potenza militare americana, perché gli israeliani hanno in mano il governo americano. E Trump dichiara: mi ritiro unilateralmente dall'accordo con l'Iran. Le diplomazie europee si arrabbiano, perché dice: qui scoppia un caos. Infatti la Germania si dichiara assolutamente contraria alla decisione di Trump. Se ognuno fa come vuole, è la fine, perché l'accordo era stato siglato, firmato, e l'America, senza nessun motivo, solo con la barzelletta messa in pubblico, la grande scenetta di Netanyahu, si ritira. Ma la Merkel lo sa cosa succede ora, ed è già iniziata. La guerra all'Iran è iniziata, la Russia ora deve farla finire. La distruzione di stati come Libia, Siria e Iran ha il solo scopo di isolare la Russia, per quando toccherà a lei. E dopo la Russia, così come detto nel PNAC, nel 2000 sarà la Cina, che è già circondata mare e terra di basi americane per il grande attacco. E la guerra vera è già cominciata, amici. Questa è notizia fresca fresca, 10 maggio 2018. L'Iran attacca coi missili di alture del Golan, territorio israeliano, tra l'altro con un lanciamissile italiano, giusto così almeno finalmente appariamo anche noi. E l'Iran fa una rappresaglia con i suoi calci. Quindi la guerra vera, la
la grande battaglia di Armageddon è iniziata. Ma c'è l'altro fronte, c'è il fronte europeo. E qui abbiamo un altro problema grosso che spiega lo scenario. Quindi abbiamo un terribile scenario in Siria, dove già abbiamo una guerra dichiarata tra due potenze vere, Israele che ha circa 200 bombe nucleari e Iran che è alleato con la Russia, con dentro gli europei assieme agli americani. Che guazzabuglio! Allora, la guerra fredda, la pace è stata mantenuta dalla dottrina chiamata DMA, distruzione mutua assicurata, MAD in inglese, Mutual Assured Destruction, in senso atomico, cioè il possesso di un enorme numero di armi nucleari da una parte e dall'altra ha garantito la pace, perché una guerra atomica avrebbe significato la distruzione di entrambe, cioè non c'è la possibilità di vittoria. Questo è l'ascito della guerra fredda. La Russia ha 7.300 armi nucleari pronte a partire, gli Stati Uniti 6.780, 300 la Francia, 260 la Cina, 250 l'Inghilterra, 140 il Pakistan, 140 Israele, ma io penso siano di più, 110 l'India, l'India e il terribile mostro a Nord Corea, 10 fantoccio. Poteva esserci una guerra tra chi ha 10 bombe atomiche, tra l'altro non si sa quanto moderne, e chi ne ha modernissime 6.780, è ovvio che era una grande sciocchezza. Ma questo equilibrio la NATO adesso lo vuole rompere, perché hanno sviluppato questi dementi il concetto del primo colpo mortale nucleare. Ce ne parla ad esempio il generale Carlo Jean il 23 novembre 2009 al Ministero degli Affari Esteri alla sala delle conferenze internazionali. L'accoppiamento convenzionale nucleare, che presuppone il first use, rimarrà al centro della solidità dell'alleanza, cioè della NATO, e della credibilità dell'articolo 5, che è quello che dice che se un paese NATO viene attaccato, tutti gli altri devono andare subito in sua difesa. Se questo nuovo concetto strategico del primo uso, del first strike, non precisasse ruolo e dottrina delle armi nucleari, la NATO perderebbe ogni credibilità, perché, amici, la NATO guadagna un sacco di soldi. L'industria bellica, la NATO, gli vende un sacco di roba. Sapete quanto ci costa a noi stare nella NATO? 70 milioni di euro al giorno. 70 milioni di euro al giorno ci costa la NATO. Poi non abbiamo soldi per il lavoro dei giovani, non abbiamo soldi per la sanità, non abbiamo soldi per la scuola, non abbiamo soldi per le forze dell'ordine, che a volte non hanno i soldi per la benzina. 70 milioni di euro al giorno per stare con una istituzione guerrafondaia che doveva essere stata sciolta quando è caduto il comunismo. Ma loro devono avere un nemico, se no perderebbero tutti questi soldi e dovrebbero andare a cercarsi un altro lavoro. Come fanno? Sono migliaia di persone, generali, colonnelli, ufficiali, sottufficiali. E poi c'è l'industria bellica che vende, vende, vende. La NATO non può morire, ma se non c'è un nemico muore. Quindi chi scegliamo come nemico? Siamo furbi, quello che ha più bombe nucleari di noi. Il nuovo concetto nucleare si basa sull'assurda ipotesi che i nuovi sistemi antimissile degli americani, messi a ridosso delle frontiere russe, una volta lanciato il primo colpo nucleare, perché l'America sta militarizzando con armi nucleari tutti i paesi baltici, Polonia compresa, e mettendogli a ridosso le batterie antimissile, questi pensano: gli diamo un tale tempo breve di risposta, mettendogli i missili alla frontiera, e con le batterie antimissili possiamo ipotizzare che, abbattendo la maggior parte dei missili di ritorsione lanciati dalla Russia, ne passino talmente pochi che è accettabile i danni che possono procurare. Ma i danni sono da bombe atomiche, non sono danni da petardo o da lanciagranate. Quindi il first strike presuppone la militarizzazione delle frontiere russe
scattare la risposta missilistica atomica russa al primo attacco che la NATO ha intenzione di sferrare, perché la Russia deve essere abbattuta per mantenere il predominio americano e poi abbatterà la Cina. Non vi dimenticate il progetto del PNAC, perché è di questo che stiamo parlando. E le notizie lo dicono. Verso una guerra con la Russia, la NATO si schiera nell'Europa dell'Est. È il più grande rafforzamento e riposizionamento della difesa collettiva della NATO dai tempi della guerra fredda. Dietro le parole di Stoltenberg, segretario generale dell'Alleanza Atlantica, ci sono eventi e cifre che potrebbero entrare presto nei libri di storia. Russia, prove tecniche di terza guerra mondiale, 12 ottobre 2016, i residenti di San Pietroburgo riceveranno razioni di 300 grammi di pane al giorno in caso di guerra, hanno riattivato tutti i rifugi nucleari, io li ho visti, sono nelle metropolitane di Mosca, sono delle enormi, gigantesche porte metalliche che vengono chiuse in caso di allarme nucleare, la gente va lì. Sta tutto accadendo, amici, non è una favoletta. E i nostri media ci riempiono la testa di spazzatura. Tutto questo è vero, terribilmente vero. E cosa fa Putin? Sposta i missili nucleari a Kaliningrad. Dice, voi avvicinate i vostri missili alle nostre frontiere, noi li avviciniamo alle vostre. Giusto per capire, vedete, questa è Kaliningrad, che è un'enclave russa, perché è completamente circondata da territori non russi. Qui c'è Mosca. Quindi per avere Mosca la possibilità di un first strike perlomeno europeo, ha spostato i missili nucleari qui. E gli articoli continuano a uscire. L'allarme, un first strike nucleare alla Russia. E qui il giornalista descrive tutta una serie di nuove iniziative prese dalla NATO, perché lo stanno facendo davvero. Questi hanno in mente di fare un primo attacco nucleare alla Russia. È ovvio che la Russia lo sa. Infatti a marzo di quest'anno Putin ha presentato al mondo il nuovo terrore nucleare russo. E il nuovo terrore nucleare russo sono tutte queste armi che hanno lasciato basiti gli occidentali. Il più terribile di tutti è questo missile atomico. Peso 100 tonnellate. Il RS-28 Sarmat, nome NATO Satana 2. Ha una gittata di 11.000 km, quindi può arrivare in America. Può portare 10 testate nucleari pesanti o 15 leggere RV, fino a 3 veicoli ipersonici planati IU-71, e viaggia questo missile 25 volte la velocità del suono. Non è intercettabile, non è fermabile da nessuno. Uno solo distrugge un territorio grande quanto il Texas o la Francia. Uno. Quindi se i loro missili antimissile della NATO gli sfugge uno solo di questi, perlomeno in America si perde un intero Stato, milioni di persone. Ma questi ragionano con la vita umana come se fossimo formiche. Hanno ucciso milioni di persone in questi anni tra Libia, Siria, Afghanistan, Iraq, con la partecipazione di noi italiani. Ve la ricordate la legge di causa ed effetto? Non ci aspettano tempi buoni, amici. Poi c'è il missile Kinzhal, anche questo missile ipersonico che può portare testate nucleari, ipersonico quindi non intercettabile. Un nuovo missile cruise a propulsione nucleare, questo missile può rimanere in volo per anni, può cambiare rotta continuamente. Ha sorpreso tutti gli osservatori. Infine c'è la più mostruosa di tutte le armi, peggio del Sarmat, è un drone sottomarino da 100 chilotoni. Considerate che 100 chilotoni è il doppio della potenza nucleare mai esplosa nel mondo, che è stata la bomba Zar, esplosa dai sovietici, era da 50 chilotoni, ha rotto i vetri delle case a 1000 km di distanza. L'onda d'urto provocata da questa bomba ha fatto 3 volte il giro del pianeta. La ricaduta radioattiva è stata terribile. Questo
è il doppio e porta a bordo il Cobalto 59 proprio con l'idea di contaminare in modo irreversibile le coste e i mari per togliere sussistenza al nemico nelle zone costiere. 100 chilotoni, notizia di qualche giorno fa, li hanno già posizionati di fronte alle coste americane. Torniamo alle profezie. Megatoni, milioni di tonnellate, 100 megatoni sono 100 milioni di tonnellate di titolo, forza equivalente. Sì. 10 minuti e chiudo. I cavalli dei cosacchi si avvereranno alle fontane di San Pietro. La Russia marcerà su tutte le nazioni d'Europa, particolarmente sull'Italia, alzerà la sua bandiera nella cupola di San Pietro, sorelle d'aiello. La Russia con le sue armi segrete combatterà l'America, travolgerà l'Europa, si vedrà specialmente il fiume Reno della Germania pieno di cadaveri. Perché questo? Perché l'uomo continua a uccidere, perché l'uomo continua a violare la legge, causa, effetto, l'uomo non ha rivisto il suo sistema di vita, l'uomo continua a adulterare, l'adulterio non era quello di coppia, non adulterare, quindi non inquinare l'aria, l'acqua, il cibo, il suolo, i rapporti umani, i rapporti tra nazioni, questo è il significato del comandamento. Ma c'è il terzo comodo, gli extraterrestri che vigilano su questa situazione, perché l'ufologia moderna, che nasce il 24 giugno del 47 con l'avvistamento del pilota civile Benetton negli Stati Uniti, a cui fa il paro 15 giorni dopo il recupero di una navicella nei pressi di Roswell, navicella extraterrestre, l'ufologia moderna nasce subito dopo che gli americani usano il nucleare in ambito bellico, distruggendo Hiroshima e Nagasaki. Quindi i popoli extraterrestri si allertano e dicono: questi non hanno più scampo, questi qui non hanno più scampo. Il recupero a Roswell non è un crash, non è un incidente, è un atto volontario, perché gli esseri recuperati erano dei cloni biologici, non dei veri e propri extraterrestri, quindi dei robot, era per dare un segno chiaro al governo americano che loro vigilavano Roswell, perché in quel momento, questo è Roswell all'epoca, il 509° gruppo bombardieri era l'unico